Strano Torino, tostissimo dalla cintola in giù con Cravero e soprattutto col prepotente Annoni. Vago e frizzante in attacco con tante bollicine e poco arrosto. Ci prova Scifo a cucinare piatti un po' più sostanziosi, lui se lo può permettere sempre ed ecco servita a puntino la testa di Lentini, che rientra oggi, ancora non è al meglio, ma trova la porta al primo assaggio. Prima non succede nulla o quasi, con la Fiorentina decisa a non prenderle ma nemmeno a darle, con Orlando narciso e fragile, Dunga tenace ma poco assistito. La Fiorentina deve cambiare testa e passo una volta finita sotto. Grande Marcheggiani su Borgonovo, bravissimo il palo su Malusci. Ci sono però sintomi di reazione e ci sono sintomi di calcio di rigore quando Benedetti si innamora della maglia di Borgonovo e proprio non vuole lasciarla andare. Lo bello c'è ma non si vede, comunque non vede. E come si fa a non ricordare la presunta inspiegabile legge del calcio? Fiorentini frastornati, contropiede veloce, il destro di Scifo è una carezza che fa male. Ma Reggini una statua di sale, la partita finisce in un batter d'occhio. Non serve poi che Faccenda trovi la strada del gol dopo una mischia da football americano, perché il guardialine ha visto qualcosa e gela le ultime speranze di chi cerca la rimonta. Gli ultimi minuti vengono giocati ciondolando, servono ad apprezzare l'acrobazia di Marcheggiani e a vedere che Bresciani, fra tante bollicine, riesce anche ad essere concreto. Come magra consolazione, un bel dibattito conclusivo fra Lobello ed una perplessa delegazione di giocatori avviliti e comunque ormai sconfitti.